in questa fase la cosa più importante di oggi è che questa città è per la Regione Puglia importantissima, per me è importantissima, e noi faremo di tutto per consentire alla città di superare in fretta qualunque tipo di problema si dovesse verificare. Voi sapete che questi sono periodi complicati per tutte le istituzioni, per la magistratura pugliese, ne sono successe di tutti i colori, io lo dico da magistrato e la cosa mi ha afflitto moltissimo, sono stati tanti i problemi delle istituzioni politiche, ci sono problemi economici, ci sono persone che si comportano male e soprattutto ci sono problemi di mafia pesantissimi che vanno affrontati. Oggi mi pare di poter dire che la lettera della vedova Luciani su Repubblica sia forse la cosa più importante, perché quella lettera descrive un modello al quale la città e la provincia di Foggia possono ispirarsi, perché quella donna in questo momento ha compreso quello che forse lei stessa non aveva capito fino a prima di questa tragedia. Le tragedie sono durissime, ma come insegna Don Luigi Ciotti, che stasera incontrerò a Calimera, le vittime di mafia hanno delle consapevolezze che vogliono regalare ai cittadini che non hanno avuto quel dolore e che loro invece hanno messo a fuoco con lucidità, come ha fatto la signora Luciani oggi. Quindi io sono orgoglioso di questa cittadina della provincia di Foggia che ha scritto una lettera bellissima nella quale io mi identifico totalmente.